proposta di delibera, come previsto per il regolamento in materia di bilanci, lei ha 20 minuti di tempo. Grazie. Grazie Presidente, cercherò di mantenermi anche in un spazio più contenuto, considerato che abbiamo fatto tre commissioni di bilancio e che abbiamo messo a disposizione di tutti i consiglieri comunali già dal 17 di dicembre, quelli che sono i numeri di questo bilancio e anche quella che è stata la relazione, il vademecum che abbiamo integrato a seguito del dibattito del 17 di dicembre che abbiamo avuto in quest'Aula, inserendo tutti gli elementi che sono stati richiesti da alcuni consiglieri comunali. Inizio questa così veloce spiegazione con una citazione che mi sembra molto calzante. Chi vuole essere lieto sia, di domani non c'è certezza. Qui, meglio di Lorenzo De Medici, su quella che dovrebbe essere una previsione di cui si sta parlando, non c'è cosa più azzeccata per un motivo semplice. Perché noi, è ovvio che siamo una delle prime città, ha bene detto la collega Antonella Russo, che stiamo approvando il bilancio, come siamo stati la seconda città metropolitana in Italia che ha approvato il suo bilancio di previsione. E lo stiamo facendo proprio perché questo ci ha consentito in piena pandemia, già l'anno scorso, di poter attivare tutte quelle operazioni di sostegno alla comunità, a differenza di tutti gli altri comuni, della gran parte dei comuni che non avevano i bilanci approvati. Ricordo sempre che venerdì santo partì proprio la Messina Family Card, probabilmente sarà stata la prima città in cui partita. Beh, anche questo potrebbe essere importante verificarlo. Perché? Perché avevano i bilanci approvati. È ovvio che in un momento di crisi bisogna, a maggior ragione, mi permetto di dire, attivare tutte quelle azioni anticicliche, come si dice tecnicamente. Ed ecco perché è fondamentale avere questo bilancio e di conseguenza essere pronti a un quadro complessivo che, se passa la logica del CUSAPI, è ovvio che potrà guardare tutte quelle che sono, trasportare tutti quelli che sono gli equilibri complessivi di tutti gli enti locali. Però, ribadisco, quello del comune di Messina sicuramente sarà il 107esimo, 108esimo, e mi permetto di poterlo ribadire anche a seguito dei chiarimenti del Presidente del Collegio, che ringrazio. Mi sento soddisfatto dei suoi chiarimenti, perché vedo soddisfatti i colleghi. Non era una questione personale tra me e lei, ma era una questione che riguardava l'Aula rispetto a dei pareri che andavano maggiormente esplicitati. Non ci sono dubbi che, mi ricordo ancora la sua espressione quando è venuta a Messina e gli ho posto il tema: ma dov'è il fondo pluriennale vincolato? Si ricorda la sua grande meraviglia, e cito un fatto, per dirvi che noi abbiamo intrapreso la strada della santità paolina. Certo, ancora non sono io a dirvi che questo bilancio è perfetto, ma non perché non è veritiero, non è perfetto perché ci sono in atto delle operazioni strutturali importanti, oppure l'abbiamo operate altre, no? Sulla banca dati. Qua c'è un progetto sperimentale, unico in Italia, che si sta facendo con la Maggiori, che riguarda il comune con tutte le partecipanti. Non esiste una banca dati di un gruppo pubblico locale in nessuna parte d'Italia. Salerno, che era il progetto pilota, era l'unico che era riuscito come città a far colloquiare tutti i suoi dipartimenti con una banca dati. Pensate un po', proprio perché si collega, ma queste cose le abbiamo avviate, fanno parte del nostro programma, fanno parte di atti amministrativi. Perché? Perché dobbiamo arrivare esattamente a quegli elementi di controllo che noi già facciamo. Noi già tutto quello che riguarda il monitoraggio, di cui il collegio fa accenno e se lo mette anche per iscritto, mi va benissimo. Perché? Perché mi sono occupato personalmente del monitoraggio trimestrale delle entrate e delle uscite, non solo di quest'ente, ma delle partecipate. Perché se noi oggi con coraggio stiamo usando a rafforzare i servizi in questa comunità, è perché c'è stato un lavoro dietro. Ricordo sempre che io in un mese, agosto 2018, prima di arrivare a quest'ora e dire andiamo avanti con il piano di equilibrio, mi sono andato a controllare quasi 7.000 capitoli di bilancio, tutta la storia contabile. Io personalmente in contraddittorio col collegio e con i dirigenti. E quindi mi permetto di dire che non dico
che sarò la persona che conosce al meglio la storia ora contabile di quest'ente, però ci gioco e non ci metto la faccia, perché ad oggi un altro dato è fondamentale che lo teniamo presente: i consuntivi che noi abbiamo approvato in quest'aula sono eccezionali, e quindi noi oggi non possiamo avere perplessità sul lavoro che già abbiamo consolidato, pur capendo che siamo in un quadro di precarietà complessiva, ma per la quale non possiamo diventare precari pure noi. Noi dobbiamo avere invece a maggior ragione lo strumento, lo dobbiamo usare in un momento dove bisogna mettere in circolazione moneta, e questo lo si fa se abbiamo dei bilanci comunque approvati. Poi, scusate, per l'ennesima volta noi abbiamo approvato un bilancio in giunta e lo stiamo proponendo all'aula senza applicare l'avanzo. Di conseguenza, tutte quelle riferimenti a cui hanno fatto cenno il collegio, ora le ha chiarite, cioè di spese non obbligatorie, che in questo momento hanno 100.000 in più e in meno. Ma come abbiamo fatto l'anno scorso, quando abbiamo definito quello che era l'applicazione dell'avanzo, e quindi tutta la manovra complessiva, vi ricordate? Tutte quelle che erano le legittime richieste che sono arrivate da quest'aula sono state poi inserite nella manovra complessiva e abbiamo dato la possibilità di farlo. Signori miei, voglio ricordarvi che abbiamo speso 32 milioni in più noi nel 2020 di avanzo l'amministrazione in aggiunta alla spesa corrente, proprio perché i bilanci li abbiamo approvati in anticipo, e anzi rispetto alla mia visione siamo in ritardo, perché il mio sogno era che quest'ora fosse al 31 di dicembre già col bilancio di previsione approvato. Mi dispiace, ho fallito di un mese, mi dispiace, ma è ovvio che questo sì ha inciso la pandemia, anche se io non la uso e non consento a nessuno che usi come alibi la pandemia. Questo mesetto di ritardo è collegato solo a questo, proprio perché chi è pronto vince tutte le sfide in un momento di grande precarietà. Se siamo primi nella spesa del Pommetro, nazionale, se siamo secondi nella spesa del Master Plan, nazionale, e perché i documenti contabili noi è stato un lavoro strutturale che abbiamo fatto e con coraggio l'abbiamo portato avanti. Quindi a maggior ragione, oggi in un quadro di precarietà, noi ci dobbiamo distinguere proprio perché è necessario che alla comunità si diano punti fermi per quelle che sono le nostre possibilità, intanto, che sono comunque possibilità importanti, perché la manovra complessiva che prevede quasi 25 milioni, non ricordo quanto, di ristori fra esenzioni e contributi vari, signori, non c'è comune, ribadisco che già al 2021, qualche fatto sono senza bilanci, che ha previsto un'operazione di questa portata. Quindi avremo, perché stiamo completando l'accertamento e contatto, quanto prima l'applicazione dell'avanzo, ma soprattutto andremo anche con dati fermi. Vi faccio un esempio: se voi andate a guardare alcune voci, il fondo riguardante l'avvocatura, voi andate a guardare, è identico a quello di previsione dell'anno scorso, e abbiamo dovuto impiegarlo poi di 350.000 euro, se non ricordo male. Perché? Perché in corso d'opera è ovvio che ci sono state richieste altre somme, non c'è niente di strano. Noi finora abbiamo dato copertura a tutto, tant'è vero che quest'aula sa bene che non ci sono debiti derivanti dalla gestione corrente. Anche questo è un elemento di grande garanzia, perché vuol dire che in corso d'anno le previsioni, pur con le legittime variazioni, hanno dato la copertura anche a ciò che non era prevedibile. Un bilancio di previsione, mi insegnare, che si basa su quelle che in ogni caso è il principio della ponderazione nelle previsioni, cosa che abbiamo continuato a fare applicando i nostri criteri di valutazione, che ovviamente sono canonici e sono la conseguenza di quelli che sono i principi contabili di carattere generale. Questo è fondamentale che naturalmente si tenga sempre ben presente. È ovvio che noi saremo attenti anche a quelle che sono la manovra che farà la Regione Siciliana tra qualche mese, ci sono dubbi, vedremo anche in ambito nazionale cosa succederà con le fonti perequative, non ci sono dubbi, ma un'altra certezza
lo dobbiamo coltivare e valorizzare. Noi, a differenza degli altri comuni, i fondi perequativi e soprattutto quelli che sono stati sostegni per quella che è la pandemia, non sono serviti per mantenere i nostri equilibri di bilancio. Sì, è chiaro, e per gli altri comuni è servito principalmente per questo. Noi, grazie a questo, abbiamo fatto l'economia per fare ristori in ambito comunale e sono stati quasi 35 milioni nel 2020. Questo perché è importante che lo teniamo tutti presente? Perché quando noi ci permettiamo di dire noi abbiamo fatto il possibile per la comunità, è perché il lavoro strutturale che abbiamo fatto, nonostante un piano di riequilibrio nel quale ci muoviamo, ci ha consentito, a differenza di altri, di poter dare ristori. Allora gliela faccio io una previsione, da visione politica, se me lo volete consentire. Ci saranno gli altri sostegni, ma non ci saranno non perché il comune di Messina ne ha bisogno, perché ne avrà bisogno Torino, ne avrà bisogno Bari, ne avrà bisogno Roma, ne avrà bisogno Palermo, tanto per citare qualche città che è ancora prova da questo punto di vista, perché lo dicono i dati, le risultanze della RAP di ieri, che avete lette, la società per la raccolta dei rifiuti a Palermo, che deve incassare quasi 50 milioni di euro dal proprio socio unico. Però se andando a guardare anche il panorama, visto che noi siamo preoccupati del quadro nel quale ci muoviamo, ma guardiamolo per intero però. Dobbiamo guardarlo per intero per essere orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto finora, perché comprendo tutto, comprendo e vi ringrazio di quelle che sono le analitiche domande che fate, perché ci permette in una dialettica di approfondire, anche di guardare ancora meglio qualche aspetto che magari abbiamo guardato con occhi diversi, ma il risultato non cambia. Il risultato è che il comune di Messina, rispetto ad altri enti, ha un bilancio già pronto e pronto per dare risposte alla propria comunità e soprattutto in un momento di grande debolezza congiunturale si è organizzato per fare queste operazioni anticicliche, come vengono definite tecnicamente. Quindi questo è un quadro che io desidero che venga tenuto presente da parte di quest'Aula. Sul resto, velocemente, proprio per chiarire così i vari punti, e allora abbiamo definitivamente seguito il monito, primo ricordo, monito del collegio, fondo pluriennale vincolato. Oggi, Presidente, credo che ne abbiamo dato soddisfazione in questo bilancio, perché finalmente il fondo pluriennale vincolato esiste, esiste nella sua reale entità, e quindi anche quello che era una violazione, quelle sì, violazione di norme contabili e gravi pure, noi non abbiamo soddisfatte proprio perché siamo su questo percorso, ripeto, della santità paolina. Quindi da questo punto di vista tutti i rilievi che in questi anni sono stati evidenziati, noi su questo abbiamo lavorato e ovviamente siamo lì accorti nel vedere di mantenerne l'attuazione. Rispetto a tutto questo abbiamo in questo vademecum spiegato qual è anche la questione, l'ulteriore novità di questo bilancio. È la terza volta che questo bilancio di previsione si basa senza operazioni particolari come applicazione di avanzi e contatto prima della sua approvazione, quindi si regge per i fatti propri. Avremo poi le risultanze che riguarderà la gestione del 2020 che ci metteranno in condizioni di poter naturalmente prevedere altri tipi di ragionamenti, e questo anche nel rispetto di quella che è sempre stata allo stato attuale la cappa della Corte dei Conti in relazione a quella che è la situazione comune di Messina, spesa obbligatoria per legge, punto. In questo rientrano i servizi come ANAM che abbiamo fatto e come Messina Servizi, e non mi fermo alla forma, che se io dovessi guardare semplicemente la forma di ciò che dice quali sono obbligatori per legge, non ci sarebbe Messina Social City, non ci sarebbe da questo punto di vista tutti i servizi che abbiamo potenziato per quanto riguarda i rifiuti, piuttosto che l'acqua, non ci sarebbe la mensa scolastica, non ci sarebbe l'assistenza agli anziani, non ci sarebbe l'assistenza a portatori di handicap, non sono obbligatori questi. Ma chi di noi si può permettere di dire non facciamo un servizio del genere nella nostra comunità? Chi può osare di dire
dire una cosa del genere? Nessuno. Infatti, nell'alveo di tutti quei servizi fondamentali per la nostra comunità, ne mancavano dei pezzi e abbiamo avuto la forza economica di inserirli. E naturalmente questo ci ha consentito, attraverso, come è stato confermato dal Presidente, attraverso operazioni strutturali di nuove entrate e di nuove e di taglio alle spese che non erano necessarie, o meglio, che sono state la conseguenza di scelte coraggiose che ha fatto l'amministrazione avallate da quest'Aula, abbiamo creato un tesoretto. Perché avere un tesoretto di 8 milioni e mezzo non è in gestione corrente per andare in copertura a quei servizi che abbiamo deciso su AMA e Messina Servizi, in un quadro di piano di riequilibrio soddisfatto che toglie 35 milioni di euro l'anno circa alla gestione corrente per pagare i debiti che abbiamo ereditato, ricordate che è un'operazione molto importante. E anche in questo naturalmente noi ci siamo riservati di, e l'abbiamo detto in commissione e lo ribadisco, anche alcune voci di cui abbiamo avviato il riepilogo, abbiamo avviato le procedure, come i 30 milioni da recuperare sul comparto per quanto riguarda la produttività, noi abbiamo avviato le procedure, ma non l'abbiamo messo in bilancio, quello che poi in base all'applicazione della legge a Roma ci consentirà di recuperare 3 milioni di euro l'anno, come è stato già per i dirigenti. Non c'è, ma questo non vuol dire che tra 4-5 mesi, finite le procedure, non ci troveremo in questa lavorazione di bilancio per andare a definire come andremo a spendere o quali servizi vogliamo eventualmente fare. Quindi tutta questa situazione, allora ripeto, su espressa richiesta del consigliere Latona, è stata riportata nelle tabelle di pagina 21-22, cioè quello che è diventato strutturale in termini di tagli e in termini di nuove entrate. E se andate a fare la differenza algebrica, non manca poco nel dare automatica già copertura a quelle che in ogni caso sono state le scelte che sono state effettuate da quest'Aula in funzione di quelle che sono i nuovi servizi. Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, sapete bene che la declinazione normativa, prima si vanno a coprire debiti se non c'è già la previsione di copertura, poi si vanno a fare investimenti, e fatto questo si possono andare anche a fare eventualmente copertura in gestione corrente rispetto ad alcuni voci che abbiamo sempre rispettato, e ancora di questo importo non ne abbiamo parlato, perché stiamo lavorando su questo e troveremo poi la vera manovra, come stava l'anno scorso. Non è questa. Questo è bilancio, ve lo ribadisco, tecnico. Sono esattamente le risultanze di scelte che abbiamo fatto e non ha più altre margini, come è stato l'anno scorso. Poi abbiamo applicato l'avanzo d'amministrazione e abbiamo aperto in fronte a una serie di opere che sono state frutto di quel lavoro. Faccio un esempio. Ieri è stato a tanti consiglieri di voi e hanno sollecitato il problema di Messina 2. Ieri sono stati aggiudicati i lavori. Ma sono stati giudicati i lavori perché quest'Aula ha seguito le indicazioni della Giunta in relazione a quello che deve essere la strategia della destinazione all'avanzo d'amministrazione. Per dirvi, e quant'è? 30 anni che ci sono 700-800 famiglie al buio. Per fare un esempio, va bene, potrei citare tante, perché ognuno di voi sa cosa ha chiesto in relazione a quelli che sono elementi importanti per la comunità e sulle quali abbiamo fatto una legittima quadra alla luce del sole. Questo naturalmente si verificherà per quelle che saranno poi le prospettive. Ovviamente anche il lavoro che da questo punto di vista è stato fatto sulla gestione corrente, sui monitoraggi, ripeto, 2-3 mesi massimo sono stati i tempi, ogni 2-3 mesi massimo i dirigenti convocati a verificare l'andamento delle uscite e l'andamento delle entrate. Tant'è vero che le variazioni di bilancio le abbiamo fatte in corso d'anno e le abbiamo fatte proprio per cercare di mantenere l'impegno di quello che in ogni caso erano le previsioni di bilancio. Due errate di avanzo tecnico abbiamo soddisfatto noi nel 2020. Nel 2021 se ne pagheremo altre due, perché l'avanzo libero in ogni caso va a confluire per quello che è l'indebitamento dell'ente, che è quello strutturale, quello dello Stato. Il debito dello Stato aumenta, il debito strutturale come le Messina va diminuendo. E questo ovviamente rispetto a ciò che ha fatto cenno il Presidente del Collegio, per noi è un altro elemento fondamentale che va ben al di là
di quelle che sono in ogni caso le previsioni normative. Quindi tenete conto che, come mi ricorda il direttore generale, noi abbiamo fatto 14 variazioni di bilancio. Non c'è niente di strano, proprio perché in base a quelli che erano i monitoraggi si richiedevano degli aggiustamenti, o perché c'erano entrate, o perché rispetto a quelle che erano le previsioni si richiedevano impinguamenti di capitoli di bilancio. E l'abbiamo affrontate sempre legittimamente senza alcun problema. Un altro capitolo che abbiamo voluto sempre riportare riguarda quelle che sono la tabella di marcia che ci siamo imposti e che abbiamo mantenuto dell'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivi degli ultimi 5 anni e degli ultimi 3 anni, che suggella quello che in ogni caso è successo del lavoro che abbiamo fatto. Un'altra tabella l'abbiamo inserita riguardante le operazioni di sostegno alla nostra comunità per quanto riguarda il 2020, 31.133.000 euro. Questo è il risultato degli sostegni dei ristori che abbiamo dato nel 2020, e per quanto riguarda il 2021 c'è una previsione complessiva che riguarda tutta la manovra di altri 32 milioni che naturalmente sono collegati al bilancio. Noi abbiamo fatto una sintesi di quella, anzi un estratto della relazione che abbiamo mandato al Ministero degli Interni, sezione finanza locale, dove finalmente si è aperta l'istruttoria del piano di riequilibrio. Quindi ci è stato chiesto di fare il punto della situazione e lì abbiamo certificato, perché noi certifichiamo, fuori da quest'aula si fa. Fanno altri, devo dire, su questo, deve essere onesto, non faccio riferimento a nessuno dei presenti, ma altri si sono permessi di mettere in discussione le nostre strategie. Lì c'è certificato che siamo partiti da 550 milioni di euro, che a seguito delle scelte coraggiose che ha fatto quest'Aula, faccio un esempio per tutti, il provvedimento più travagliato, cioè la messa in liquidazione di ATM, ci ha consentito di asciugare il piano di 83 milioni di euro. Ma noi l'abbiamo messo in liquidazione. Dopo 20 anni che si deve mettere in liquidazione perché senza bilanci, noi abbiamo avuto il coraggio di fare la scelta e questo ci ha portato a togliere quelle che erano situazioni debitorie, che erano state previste anche in modo sbagliato da chi ci ha preceduto, perché al cospetto degli 83 milioni mi pare c'erano solo 53 milioni. Ed ecco che da 550 milioni, quadro debitorio che abbiamo censito qui il 23 di novembre del 2018, siamo scesi a circa 160 milioni. Queste non sono le chiacchiere del sindaco De Luca, questa è una relazione firmata e spedita alla Commissione. Chi vuole la copia integrale può richiederla al direttore generale, perché è un atto ufficiale e quindi è un atto del quale quest'Aula, chi ha avuto il coraggio di andare avanti ed evitare la dichiarazione di dissesto, deve andare orgoglioso, è la medaglia di coloro che hanno votato il Santa Messina, a prescindere dalle dinamiche che in questi anni ci hanno portato anche su fronti opposti. E questo certifica naturalmente, e conclude, il lavoro che è stato fatto in quest'anno. Quindi non abbiamo noi ovviamente motivo di poter dubitare anche di quest'altro documento che stiamo sottoponendo alla vostra attenzione. Abbiamo fatto degli emendamenti, tra cui c'è quello complessivo, quello generale, che riporta e aumenta alcune spese e soprattutto va a dare una organicità, credo, a tutta la manovra dei ristori. Qualche altro emendamento riguarda dei finanziamenti avuti in corso di approvazione del bilancio, e quindi lo andiamo ad inserire. Ed ovvio che il mio invito qual è? Poi naturalmente l'Aula è sovrana e si determinerà come riterrà opportuno. Quando mi è stato chiesto per emendamento o quant'altro al direttore generale, io sono stato chiaro e schietto, e voglio essere sempre chiaro e schietto anche in questa occasione. Questo non è un bilancio che consente sotto il profilo dei margini spostamenti di risorse, perché posso dire senza tema di smentita che non c'è un euro che non è allocato nel posto giusto. E nel posto giusto non perché lo vedo io, perché in base alle previsioni del 2020, in base a quello che in ogni caso il monitoraggio della spesa, perché io già quasi il quadro definitivo della spesa del 2020, io ce l'ho, certamente non è tradotto in consuntivo, ce l'ho con il mio pallottoliere naturalmente, no? Quindi lo stiamo ora traducendo con quello che è l'accertamento definitivo e la traduzione del documento consuntivo.
bilancio asciutto, trova le coperture a tutte le spese obbligatorie per legge e a quelle necessarie per la nostra comunità, ecco, per declinare le cose nella forma più giusta. Quindi il mio invito, ovviamente è un invito, è quello di andare a un'approvazione di questo documento per come si trova, per i motivi che io vi ho spiegato. È ovvio che poi ognuno di voi ha facoltà, ha diritto di poter presentare gli emendamenti che ritiene, ma vi dirò già in partenza che il parere da parte dell'amministrazione comunale, fermo restando poi i pareri tecnici sui quali ovviamente io non entro nel merito, sono contrari, non perché siamo contrari a prescindere alla Totò, sono contrari solo per questo motivo, cioè perché questo bilancio, ripeto, non ha un euro di superfluo inserito o allocato nel posto sbagliato. Quindi il mio invito è di rinviare eventuali suggerimenti che possono consentire di dare soddisfazione, come abbiamo fatto l'anno scorso. Noi il nostro impegno l'abbiamo mantenuto. Io ricordo che ho fatto il mio discorso qui quando si è trattato del bilancio di previsione e vi ho detto: colleghi, abbiate la bontà di spostare tutte quelle che sono richieste legittime per la comunità nella fase dell'applicazione dell'avanzo e quindi anche dell'approvazione del consuntivo, perché quello è il momento nel quale abbiamo dei margini per poter dare indirizzi per cose importanti per la nostra comunità, che in questo momento per un bilancio tecnico come si presenta non ci sono i margini per poterlo fare. Grazie.